prima di partire con la sigla, volevo semplicemente farvi notare come il primo giocatore realmente arrivato alla corte di Luciano Spalletti sia probabilmente l'unico giocatore di cui i giornalisti non hanno detto neanche mezza parola. Hanno detto tutti i nomi possibili, tranne questo, per farvi capire solamente quanto è grande la loro competenza. Siamo arrivati al 27 gennaio e finalmente, dopo 27 giorni di nulla assoluto, possiamo finalmente ufficializzare il nostro primo acquisto. Parliamo del centrocampista francese Renier, spero di averlo pronunciato bene, che arriva direttamente dal Lione alla Roma attraverso un prestito che vede un diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Io già da queste cifre dico che per me questo è un buonissimo colpo. Di chi parliamo prima di tutto? Parliamo di un centrocampista francese classe 1991, alto 1,86 m, quindi comunque con una buona prestanza fisica, che ha fatto, diciamo, le fortune del Lione soprattutto qualche anno fa. Perché dico questo? Perché purtroppo la sua carriera negli ultimi anni è stata spesso condizionata dagli infortuni che ne hanno, diciamo, intaccato le prestazioni e gli hanno dato non pochi problemi nel proseguo della sua carriera. Comunque parliamo attualmente di un centrocampista comunque giovane, perché essendo del 91 ha soltanto 26 anni, ma che comunque abbiamo preso grazie ad una formula che a me piace molto. Perché se va male, non gioca mai e quando gioca fa i disastri, lo rimandiamo a casa senza nessun problema, non ci abbiamo speso un soldo. Se invece fa bene e fa ottimi risultati, quando ovviamente verrà messo in campo, ci spendiamo 3,5 milioni, che non è nulla per un centrocampista, soprattutto se è una delle prime riserve. Quindi per noi, secondo me, è un'operazione che ci va a tutto vantaggio, sia in un modo sia in un altro. Ovviamente speriamo che quei 3,5 milioni alla fine vengano spesi per il suo riscatto. Comunque allora io vi dico la verità, ho cercato di guardare le varie informazioni su questo giocatore perché io personalmente in questo momento non me lo ricordavo particolarmente, me lo ricordavo ovviamente qualche anno fa di averlo visto all'opera, però certo non è che sono un fanatico oppure sono un finto che vi dico ho visto tutte le sue partite dal primo all'ultimo minuto, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, perché vi direi sicuramente una bugia. Però guardando un pochino le sue qualità e quello che fa vedere in campo, mi sembra un centrocampista completo, nel senso che ci può giocare sia a centrocampo sia comunque più avanzato, diciamo, sul ruolo di Nainggolan, e finalmente potremo far rifiatare questo benedetto belga che gioca ogni partita, ogni secondo, e si è visto anche nell'ultima partita che, seppur giocando bene, è rimasto anche lui abbastanza affaticato. E qualità non da poco, che ci tenevo a sottolineare, è un giocatore molto bravo nelle punizioni. Ho visto delle punizioni veramente fantastiche tirate da questo giocatore e bisogna dirlo, in questa stagione secondo me ci è mancato anche questo, perché pare adesso le tira discretamente bene, però ovviamente lui è una riserva e quando lui non è in campo, quando ci arriva una punizione dal limite, non sappiamo a chi farla tirare. Ovviamente purtroppo la partenza di Pjanic ci ha condizionato sotto questo punto di vista, ed infatti la facciamo tirare una volta a Bruno Perez, una volta un altro al centrocampista, cioè comunque non c'è un tiratore di punizioni fisse se non Paredes quando gioca, ma anche quando c'è Paredes non è che ha tutta questa gran qualità nelle punizioni. Invece Madonna mia, mi sento molto strano dire il nome così, però comunque è molto bravo nel calciare le punizioni e questa per me è una qualità molto importante, perché abbiamo visto anche l'anno scorso come anche solo un'occasione, come può essere una punizione in mezzo a una partita bloccata, ti può risolvere tutto quanto il gioco e ti può risolvere appunto la partita, facendoti guadagnare punti che in un campionato sarebbero molto molto determinanti. Quindi nel complesso sono abbastanza soddisfatto di questo colpo, perché finalmente ci muoviamo un po' sotto il punto di vista del calciomercato. Perché in questi 27 giorni, come ha detto anche il mio amico Sequolf, brancolavamo nel buio, cioè diciamo prendiamo quello, non ci offrono tanto, facciamo comandare il mercato dalle piccole del campionato, una cosa che non si è praticamente mai vista. Però comunque avere questo giocatore in più che ci permette di far rifiatare i titolari ogni tanto e che ci dà comunque un ottimo contributo, non solo ovviamente dal punto di vista delle punizioni, ma anche della qualità tecnica, che anche se è un po' diminuita in questi ultimi anni, per me c'è ancora ed è indiscussa. Quindi adesso vediamo un po' quello che riuscirà a fare con la nostra maglia, evitando di pressare come al solito, facendo sempre le battutine, abbiamo preso lo shampoo, Garnier, prenditi cura di te, bla bla bla, perché una battuta ci può stare, però dopo un po' diventa anche stancante. Questo non è manco arrivato, già viene preso in giro, mi sembra veramente una grande buffonata. Poi magari farà male, farà bene, quello non lo sappiamo, però adesso che è arrivato, diamogli supporto, non lo consideriamo una pippa, soprattutto se non l'abbiamo mai visto giocare. Cioè uno adesso praticamente cataloga le persone
Se non le ha mai sentito nominare, praticamente io non ho mai sentito nominare Grenier, allora per me è una pippa. Allora è scarso per forza, perché se fosse forte sicuramente si sarebbe stato nominato, sicuramente l'avrebbero preso altre squadre. Per me questo è un ragionamento un po' insensato, perché non si può pensare che la propria ignoranza sia un metro di valutazione giusto. Se un giocatore non l'ha visto giocare, zitto, non puoi giudicare quel giocatore, tantomeno se non ha fatto ancora neanche mezza partita con la nostra maglia. Vediamo un po' quello che farà, poi se farà bene è un conto, se farà male è un altro, ma io ovviamente gli darò tutto il supporto possibile per far sì che lui, quando giochi con la Roma, quando giocherà con la Roma in questi 6 mesi, dia anche lui il suo maggiore contributo. E vedremo un po' se a fine anno questi 3,5 milioni li spenderemo oppure se rimanderemo questo giocatore al mittente. Comunque, lo ripeto ancora una volta, in ognuno dei due casi non ci perderemo praticamente quasi niente. Intanto abbiamo un giocatore in più che ci sistema, seppur non completamente, il reparto dei centrocampisti, e per me siamo a posto così per quanto riguarda ovviamente questo reparto. Se prendiamo un'altra ala, comunque un esterno o anche un centravanti riserva di Dzeko davanti, si può dire che io sono abbastanza soddisfatto di questo mercato. Per poter essere pienamente soddisfatto avremmo dovuto prendere un terzino, un altro centrocampista, avremmo dovuto fare tanti altri acquisti, però dato che nel calcio mercato invernale non si può rivoluzionare una squadra intera, soprattutto se non hai tutti questi gran soldi, mi accontento di colpi come questi. Ci vediamo oggi pomeriggio e vi dico subito che ci sarà un altro video inerente al calciomercato e che sposterò il video dei 10 precedenti di Sampdoria Roma domani mattina alle 10. Quindi comunque, dato che la partita è alle 15, avete tutto il tempo dalle 10 appunto alle 15 per poterlo vedere e farmi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo dopo e sempre forza Roma. Ciao ragazzi.